Allora, siccome siamo sul fare, credo che sia il tempo di dare la parola a chi propone un'iniziativa di no alla guerra nucleare e alle ragioni per le quali la sua proposta viene articolata in maniera da renderci più consapevoli e più pronti a affrontare non solo quello che ci sta alle spalle, ma anche quello che ci si prepara davanti per noi e per le generazioni che vengono. E passo quindi la parola ad Alex Zanotelli. Prima di tutto, buonasera a tutti. Buonasera. Prima di tutto ci si saluta. So che avete appena mangiato, per cui la tentazione di attormentarvi è grande e spero che riusciamo a resistere almeno in questo momento, visto che la Cotrignani dice che è un momento grave ed è grave. Proviamo davvero a ragionare un attimo insieme. Prima di tutto io direi un grazie perché mi ha detto che stamattina è stato tutto un giro molto bello di esperienze. Un grazie per tutte queste realtà di base che si stanno muovendo proprio partendo dal basso. Chiamerei proprio reazioni non violente dal basso contro la militarizzazione imperante. Ed è bello ascoltarle. Guardate che sono tantissime cose che nascono, molto spesso non ce ne accorgiamo, l'importante è accorgerci che ci sono e farle girare. Sì. Sono contento che abbia avuto l'occasione di parlare da un amico davvero, Turi Vaccaro, che prima di fare quel gesto che ha fatto è stato una settimana già a Napoli. E ne abbiamo discusso a lungo di quel gesto. Lui mi ha chiesto se lo ritenevo un gesto non violento. Io ho risposto sì, lo ritengo un gesto non violento perché va nella direzione dei plowshares che negli Stati Uniti, molti, fra l'altro tre suore, sono in galera per 3 anni, suore domenicane, per aver fatto la stessa cosa. Per cui lui è partito poi per Assisi. È andato a comperarsi il suo martello, non so se l'ha comperato. Dove? L'hai trovato, ecco. Quindi ha trovato il martello, ha chiesto la benedizione di Francesco d'Assisi su quel martello e poi è andato a compiere quell'azione. Notate per favore che la cosa tragica per me è stato il fatto che un gesto non violento del genere, che si mette sulla scia dei plowshares americani, di tanti preti e suore che l'hanno fatto, in Italia non c'è stato verso di farlo girare. Lo stesso manifesto, interpellato, supplicato, non ha voluto e finora non ha mai citato il gesto di Vaccaro. Questo per me lo trovo grave. Per cui il 27, quando ci sarà questo processo, dovremo far di tutto perché la stampa nazionale, possibilmente le nostre televisioni, non so se arriveremo a tanto, ma se almeno se ne potesse parlare con i nostri deputati europei a essere presenti a quel processo, sarebbe già un grande passo in avanti. Perché guardate che è inutile che andiamo a ripetere i gesti di Gesù del voltare l'altra guancia. Gesù non ha mai detto di imitarla quella roba, ma di inventarceli. E oggi dobbiamo inventarli. I gesti di non violenza attiva. Secondo, ma lo ritengo importante, so che guardate che c'è stato un periodo molto duro in questo periodo che abbiamo vissuto proprio nel mettere insieme tutte le realtà di base che si stanno muovendo in Italia. Abbiamo bisogno davvero di metterci insieme. Forse anche tutto quello che è successo, vi litigate. Può essere, spero che sia utile per capire che dobbiamo lavorare insieme. Se non si lavora insieme, non incidiamo. Ricordiamocelo anche come organizzazioni di base, come gruppi, o incominciamo a capire l'importanza di fare delle azioni comuni, di muoverci
come rete a questo livello, altrimenti guardate, perdiamo tutto. Sarò duro, ma quindi la mia supplica è troppo importante questo momento. Mettiamoci insieme. Notate, da qui nasce, entro il problema del documento, nasce l'appello che ho fatto, l'ho fatto all'inizio di mi sembra che era a fine maggio, inizio giugno penso, in cui, visto i 30 giorni, quell'appello è stato fatto per i 30 giorni dato dagli Stati Uniti all'Iran, e dico, cavoli, ma qui ci scoppia una guerra nucleare, allora dico, ma diamoci da fare, e ho lanciato questo allarme nucleare. Avevo chiesto due cose. Primo, che quelle che sono le teste pensanti a questo livello, cioè i nostri saggi, ne abbiamo tantissimi in Italia, bravissimi. Ho detto, mettetevi insieme, dateci un documento a questo livello. Ed è quello che nascerà dopo. Notate, nella stessa lettera dicevo, una volta preparato questo documento, voi datelo all'associazione di base, l'associazione, in realtà di base, non grandi organizzazioni, perché si mettano insieme e su quel documento facciano loro partire, che cosa? Una campagna nazionale per il disarmo atomico, una campagna seria, motivata. E io sono grata perché nel giro di un mese e mezzo i saggi ci hanno regalato questo documento, che non è tanto da mandare in giro, da firmarlo, si può anche, ma lo scopo di questo documento è l'essere al servizio di tutta questa realtà. Cioè noi l'abbiamo consegnato, lo consegniamo anche oggi, l'abbiamo fatto a Pisa, lo facciamo oggi, continuiamo a farlo, a dire, questo è un documento di servizio che viene messo nelle mani delle realtà di base che operano per la pace, perché loro preparino una campagna seria, molto in fretta anche, per poter incidere davvero a questo livello, perché il momento che viviamo è estremamente grave. E qui allora permettetemi di entrare, io non entro in tutto quello che è il documento, ma alcune osservazioni mi sembrano importanti. Prima, guardate che prima di parlare di bomba atomica dobbiamo parlare il legame che c'è tra la bomba atomica e la povertà nel mondo. Cioè la bomba atomica, il terrore atomico serve a noi del nord del mondo per mantenere i nostri privilegi. Cioè se non mettiamo questo problema nel contesto dell'impoverimento del mondo, della sofferenza dei poveri, e non mettiamo questo problema della bomba atomica, che è lì per proteggere i privilegi di pochi a scapito di molti morti di fame, guardate che non collochiamo il problema nella sua giusta dimensione. Cioè noi viviamo dentro un sistema assurdo, un sistema che praticamente permette a pochissimi, siamo stati alla Banca Mondiale che parla del 20, la Susan George, che penso sia abbastanza vicina alla verità, dice che c'è l'11% del mondo che si pappa l'88% delle risorse di questo mondo. La Banca Mondiale vi dice che 3 miliardi di persone vivono sotto i 2 euro al giorno. Le trattiamo molto meglio le nostre vacche di 3 miliardi di esseri umani a questo mondo. Cos'è che permette all'11% del mondo che sta divorando le risorse con un'avidità e con una velocità pazzesca? Cos'è che ci permette di continuare così in barba a 5 miliardi di persone? È semplicemente il nostro potenziale di armi. L'anno scorso sono state spese 1.000 miliardi di dollari in armi. Abbiamo la guerra in Iraq, cito Stiglitz, costa dai 1.000 ai 2.000 miliardi di dollari agli Stati Uniti. Una guerra così ingiusta è costruita sulle bugie. Terzo, abbiamo tante armi atomiche, ne fa saltare il mondo 4 volte per aria. E abbiamo tante armi chimiche, come diceva la Cotrignani, dice Maglio Di Lucci, da far saltare il mondo, anche ridotte per metà, ne avremo ancora abbastanza per distruggere 5.000 volte la popolazione mondiale. E questo è il nostro terrore.
Ecco perché gli altri devono stare a stecca. Guardate che non sono io a dirlo, ve l'ha detto con una parola semplicissima Rumsfeld, che nessuno può considerare un comunista. Quando c'è stato l'attacco all'Afghanistan, altra guerra ingiusta, tanto quanto l'Iraq, alcuni giornalisti hanno chiesto a Rumsfeld: signor ministro, cos'è che consideri vittoria della nuova guerra degli Stati Uniti contro il terrorismo? Rumsfeld ha risposto: ritengo vittoria se tutto il mondo riterrà che noi americani siamo liberi di continuare con il nostro stile di vita. La bomba atomica difende il nostro stile di vita, l'11% del mondo. Ecco il problema. Ed è qui allora dove io pongo il problema. Noi ammazziamo 50 milioni di esseri umani all'anno. Li ammazzano non le bombe, un sistema economico finanziario. Ma notate questo pericolo, la regina del terrore, che è l'atomica, è di una gravità estrema. Accetto le analisi di Barak, che l'avete ascoltato questa mattina, che l'ha già detto la gravità. Avete visto quello che è successo adesso con la Corea del Nord? Io sono convinto che passate le elezioni del midterm negli Stati Uniti potremmo avere un attacco sull'Iran, e capite che razza di situazioni stiamo vivendo. Ecco perché l'atomica dobbiamo affrontarla seriamente. Io l'affronto, sono un prete, un missionario, e la prima cosa che troverete anche in questo documento, sarà proprio tutto in corsivo alla fine, i rappresentanti di tutte le religioni e di tutte le chiese dichiarino la guerra atomica tabù e peccato, un crimine contro l'umanità come tale assolutamente non giustificabile. Guardate per favore, se noi diciamo che la bugia, che masturbarsi, che non so io, sono peccati, ma non mi direte che non è peccato la bomba atomica? Se Dio ha impiegato 4 miliardi e 200 milioni di anni per far arrivare la vita dove è arrivata, e l'uomo oggi ha il potere di distruggere tutto nel giro di un pomeriggio, ma più peccato di questo, ma dove lo trovate? Ma perché le chiese non riescono ancora ad arrivare a dire che non so, già il possesso, lasciate stare, anche pensare a usare la bomba atomica vuol dire distruggere tutta la morale. Non esiste moralità davanti alla bomba atomica. È inutile che parliamo di etica se abbiamo anche solo l'intenzione di usarla, la bomba atomica. Ma come fate i giovani a parlare di etica, di moralità, quando noi abbiamo... E oggi l'intenzione c'è non solo dalla parte degli Stati Uniti, la Francia ha replicato la stessa cosa, la NATO, guardate che lo userà in una nuova guerra preventiva se ci sarà. Notate che siamo davvero all'assurdità totale. Le chiese, io ve lo esprimo con le parole della Rundati Roy, che in una maniera sia laica che religiosa la esprime così: la bomba nucleare è la cosa più antidemocratica, antinazionale, antiumana e apertamente malvagia che l'uomo abbia mai creato. Se siete religiosi, ricordate che questa bomba è la sfida dell'uomo a Dio. La sfida è formulata in modo molto semplice: noi uomini abbiamo il potere di distruggere tutto ciò che tu Dio hai creato. Se non siete religiosi, considerate le cose in questo modo: il nostro mondo è vecchio di 4 miliardi di anni, potrebbe finire nel giro di un pomeriggio. Eccovi il problema, è tutto qui. E allora capite, e concludo con le parole del grande arcivescovo di Seattle, dove ci sono i sottomarini atomici, dove vengono costruiti, con nomi blasfemi che vanno da Corpus Christi a giù e giù, sono queste le vere bestemmie del sistema. Quando lui, l'arcivescovo Hunthausen, ha detto, mi ricollego, atomica ai poveri, le armi nucleari proteggono privilegi e sfruttamento. Rinunciare a queste armi significherebbe che dovremmo rinunciare al nostro vantaggio economico sugli altri popoli. La pace e la giustizia procedono insieme.
sulla strada che seguiamo attualmente, la nostra politica economica verso gli altri paesi ha bisogno delle armi atomiche. Abbandonare queste armi significherebbe abbandonare qualcosa di più che i nostri strumenti di terrore globale. Significherebbe abbandonare le ragioni di tale terrore, il nostro posto privilegiato in questo mondo. E volevo solo ricordare, lo faccio a Bologna, la capitale dell'Emilia Romagna, perché io sono stufo marcio di regioni di centro-sinistra che vanno a vendere quello che è il cuore delle future guerre, forse anche di guerre nucleari, l'acqua. Non si può vendere l'acqua. Emilia Romagna 51% pubblico, 49% privato. Guardate che è una bestemmia. E grazie a voi.